segua, signor Baxter. Non posso andare avanti. È tempo perso. Perché? Mi ha rifilato questa schiappa. Non sa scrivere e rovina quelle che scrivo io. E allora perché non se lo scrive da solo? Ha qualcosa scritto. Erano solo chiacchiere. Perderemo il pubblico. Chiacchiere? Io credo che voi nemmeno leggete quello che scrivo io. Gli uomini. Gli uomini stavano duellando mentre c'era quel dialogo. E alla fine uno di loro cade in un pozzo e devono tirarlo fuori con una... con un secchio. Lei lo scriverebbe in un suo libro? Certo che no. Non lo scriverei. Io questa storia l'ho ereditata, questa storia assurda. Lasci che le chieda una cosa. Lei va mai al cinema? Raramente. Perché gli uomini non fanno che duellare e cadere nei pozzi. Ne dicono un sacco di stupidaggini. Senta, nel suo ufficio ha una stufa che si accende con un fiammifero? Penso di sì. Supponga di essere nel suo ufficio. Ha fatto duelli tutto il giorno. È sfinito. Questa è lei. C'è una donna alla porta. Entra e non la vede. Si toglie i guanti. Apre la borsa e la vuota sul tavolo. Lei la guarda. Questa è lei. Adesso la donna ha 2 centesimi dei fiammiferi e un nichelino. Lascia il nichelino sul tavolo. Rimette i centesimi nella borsa. Poi prende i guanti, sono neri, e li mette nella stufa. Accende un fiammifero. Ad un tratto il telefono suona. Prende il telefono. Ascolta. Dice, non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia. Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa e accende un altro fiammifero. Improvvisamente, lei si accorge che c'è un altro uomo nella stanza. Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna. E che succede poi? Ma, non lo so. Stavo solo facendo del cinema. Ma il nichelino che serve? Jane, tu lo sai a che serviva? Serviva per fare del cinema. Ma che mi pagate a fare? Non ne capisco queste storie assurde. Invece sì.